Babbo Natale è arrivato all'ospedale di Pescara e ha portato attrezzature, cesti, materiale didattico e giocattoli ai bambini che trascorreranno le festività nei reparti del nosocomio. A vestire il cappello a punta quest'anno il SIAP, il sindacato italiano appartenente ai polizia, che ha portato i doni delle aziende del territorio. L'iniziativa che è partita anche l'anno scorso è stata fatta dalla segreteria di Teramo, quest'anno l'abbiamo replicata, abbiamo coinvolto più aziende del settore abruzzese che hanno accolto con favore questa cosa e quindi è stata più ampia e abbiamo distribuito doni a tutti quanti dei agenti dei piccoli reparti, comprese le mamme che devono partorire. È stata accolta benevolmente dall'ospedale e da tutte le autorità che sono state già presenti con noi e hanno dato risonanza a questo evento. Siamo felici di donare un sorriso ai bambini che si trovano in questa situazione purtroppo sanitaria in questo momento, in modo da trascorrere delle feste più serene. Che tipo di doni? Vedo qui dei giocattoli, dei cesti? Abbiamo fatto, per quanto riguarda i bambini, ci sono giocattoli e materiale didattico che vanno dagli album, colori, penne e altre cose ludiche, mentre invece poi ci sono dei doni specifici per ogni reparto, soprattutto materiale per le scuole, perché all'interno di ogni reparto ci sono delle scuole dove delle maestre e delle psicologhe sostengono i bambini durante la degenza. Ci sono dei buoni per gli acquisti in cartolibrerie di materiale specifico, in più ci sono stati anche dei doni nei reparti come nella neonatologia, proprio sanitari, su richiesta dell'ospedale, su cose cui diciamo erano più carenti e noi siamo riusciti ad averle, grazie anche al contributo delle aziende che hanno partecipato.